Anche le lavoratrici del servizio di refezione scolastica delle scuole di Sala Consilina hanno aderito allo sciopero nazionale di settore, indetto dalle organizzazioni sindacali per l'intera giornata di domani. Nella giornata di ieri, una nota del comune di Sala Consilina informava gli utenti che per la giornata di domani, 5 febbraio, nelle scuole della cittadina non sarebbe stato garantito il regolare funzionamento del servizio mensa scolastica. A confermare questa adesione anche un documento della CGIL Filcams di Salerno. Le lavoratrici di Sala Consilina, si legge nella nota, hanno più di un motivo per aderire allo sciopero nazionale. Infatti, oltre a condividere con gli altri 50.000 addetti del settore della ristorazione collettiva l'assenza da ormai 32 mesi di un contratto collettivo nazionale, per il cui rinnovo non è stato possibile raggiungere alcun accordo, le lavoratrici lamentano situazioni particolari di un appalto molto travagliato e complesso, specie negli ultimi anni. In merito al rinnovo del contratto nazionale del lavoro, scrive il sindacato, le richieste avanzate dalla parte datoriale sono chiare: una riduzione del costo del lavoro, la revisione peggiorativa della clausola sociale che garantisce il mantenimento del personale nei cambi di appalto, un abbassamento delle tutele collettive ed individuali, aumenti retributivi irrisori. Per questo la Filcams CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali, si è dichiarata indisponibile a condividere il tipo di contratto proposto, perché, spiega, il risultato porterebbe ad un sostanziale ed ingiustificato arretramento della condizione delle lavoratrici e dei lavoratori e li priverebbe della legittima tutela del potere d'acquisto dei loro salari. Inoltre, aggiunge la nota sindacale, le lavoratrici del servizio refezione scolastica di Sala Consilina domani incroceranno le braccia anche per protestare per il mancato pagamento di ben 3 mensilità arretrate a partire dallo scorso mese di novembre e per esprimere le forti preoccupazioni che accompagnano l'attuale fase di cambio appalto, benché grazie all'opera della Filcams CGIL di Salerno e la disponibilità dell'amministrazione comunale di Sala Consilina, il bando preveda le clausole di salvaguardia per le tutele occupazionali e reddituali del personale attualmente in forza.